siamo andati direttamente a Gardaland. Che c'è, Dominique? Ho le chiavi. Guardate dove mi trovo adesso. È la vostra. Che ci fa, Willy? Ma vedrò io qui per un po'. Cosa? No. Ma già prima di a casa nostra e ho un martello in mano. Riuscirete a vincere almeno un premio. No. Si apre. È tutto rosa. È stato lui. Ci ha cambiato la stanza. 6, 5, 5. Una vasca idromassaggio. La proviamo. È così bella. C'è un po' di schiuma a terra. Oh mamma. Dovete rimanere nella vasca idromassaggio fino a quando non lo dirò io. Date quanto è bella. Ci risiamo, un'altra foto. Dice: cercate tra le opere, due punti. Rosso, tutto rosso. È il mostro marino. Sì, ma adesso si sta facendo ora di tornare a casa. Questo qua? No, troppo leggero. Sì, leggero. Questa qua? Potrebbe essere un'arma protettiva. Eric? Oh, sì, certo. Eric, ehi, Eric, torna qui, cosa stai facendo? Dominique, sto cercando dei legni. Dobbiamo costruire un rifugio, una casa. E si fa con i legni, vedrai, sono capace. Sicuro? Ah, guarda, c'è anche questo. Questo è resistente. Solamente una cosa, decidi dove la vuoi. Qui al centro, va bene? Guarda, è anche vista mare. Vista mare, sì, ok, ma di che cosa stai parlando? Ma non puoi mica metterti a costruire una casa tutto da solo. E poi qui non sappiamo nemmeno di chi è questo posto. Perché? L'ho visto fare nei documentari. E poi facevano anche le piscine sottoterra. Al massimo possiamo farla lì, sull'albero. Così godiamo di una vista più alta. Gli alberi non mancano. Sull'albero, una casa sull'albero. E abbiamo anche i frutti. Ma quali frutti? Non è vero. Le pigne. Ma le pigne non sono frutti. Vabbè, insomma. E che facciamo? Andiamo a vivere su una casa sull'albero. E poi, beh, una casa sull'albero costruita da Eric, figuratevi se regge. Ma di che cosa parli? Vieni qua, dai! Sottoterra, inizio a scavare. No, Eric, torna qui, dai! Ok. Buongiorno ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Ne dirò chi siamo. Ed insieme! Ed insieme, siete insieme! Sogno l'estate con te, basta, dove basta, non prende basta, mai cielo. Che c'è? E me lo chiedi pure che cosa c'è. Siamo in un momento terribile, davvero difficile. Stiamo parlando di costruire una casa con dei legni, quando in realtà noi una casa ce l'abbiamo. Soltanto che adesso ci vive il dottor Timothy. Io di certo non voglio andare a vivere con lui. Siamo tornati in Sicilia dopo aver fatto un giro in cui ci siamo divertiti tantissimo, nonostante gli imprevisti con il dottor Timothy. E adesso dovremmo andare a casa nostra, ma non possiamo perché lì c'è il dottor Timothy che ci aspetta. Ed è lì perché dice che non appena mi vedrà vorrà da me una ciocca dei miei capelli per fare un esperimento col mio DNA e trasformarmi per sempre in Isabella. Ed è per questo che siamo qui, vicino al mare, in un posto totalmente a caso dove abbiamo deciso di fermarci. E adesso non sappiamo completamente che cosa fare. Eppure una soluzione dobbiamo trovarla. Io non voglio mica dormire qui in mezzo al nulla, tra gli insetti o sotto un albero. Dobbiamo assolutamente trovare un modo per cacciare via da casa nostra il dottor Timothy. Lasciate like qui sotto al video se anche voi volete tornare insieme a noi a casa nostra e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. Bene, Dominique, ma solo una domanda. Secondo te riusciremo a trovare un modo per cacciarlo prima di stasera? Prima di stasera? Beh, considerando che non siamo riusciti a trovarlo in una settimana, non lo so. Bene, allora forse prima dovremmo trovare un posto dove dormire. Bene, forza, cosa aspetti? Metti in moto e andiamo da qualche parte. Mettere in moto? E per quale motivo dovrei mettere in moto? Guarda, abbiamo un tetto. Questa può essere casa nostra. Cosa? No, io non ho capito. Perché no? Abbiamo un sedile che può diventare comodamente un letto. E poi con la macchina possiamo andare a mangiare in qualsiasi momento. E poi possiamo anche... non lo so, però abbiamo tutto quello che ci può servire. E almeno non c'è bisogno che costruisco niente. Questo di sicuro è una cosa positiva. Questa macchina non l'hai mica costruita tu, quindi non può crollare. E certamente rimanere in macchina è sempre meglio che dormire sotto un albero con gli insetti. Però, ma davvero dobbiamo rimanere in macchina? C'è anche caldo. E poi se solo penso che è solo colpa del dottor Timothy, per colpa sua noi dobbiamo rimanere a vivere in una macchina perché lui è andato a vivere a casa nostra. Non mi piace l'idea di dargliela vinta in questo modo. È solo finché non troviamo una soluzione, magari solo per questa notte.
In realtà io una piccola soluzione ce l'avrei. E quale sarebbe? Ci penso già da un po' in realtà. Beh, visto che il dottor Timothy è andato a vivere a casa nostra, io qualche giorno fa mi sono accorta di avere nella nostra valigia queste qui. E cosa sono? Delle chiavi, sono delle chiavi, non le vedi? Sì, ok, ho visto che sono delle chiavi, ma delle chiavi per cosa, dico io? Non tenerci sulle spine, dici! Queste sono le chiavi della casa del dottor Timothy. Oh no, ci sono dei guai in vista qui, lo so. Aspetta, aspetta un momento. Dai, fammi parlare prima. Vi ricordate quando abbiamo vissuto un bel po' di tempo nella casa del dottor Timothy? Quella con la piscina, quella che lui aveva regalato ad Isabella. Poi siamo scappati da lì perché, essendo casa sua, lui veniva in continuazione e quindi ce ne siamo andati. Però mi sono portata le chiavi, non si sa mai. Ed ho fatto bene, non mi sento nemmeno in colpa, visto che lui ha rubato casa nostra. E appunto, come hai detto tu, siamo scappati da lì. Siamo scappati e siamo scappati per non tornarci mai più. Sì, ma se ci pensi, il dottor Timothy è a casa nostra, quindi sappiamo che non è lì. E poi sarebbe un'ottima vendetta. Lui va a casa nostra e noi andiamo a casa sua. Che vuoi dire? Dico solo che forse per qualche giorno potremmo tornare a vivere lì. Vivere lì significa dormire lì. Ma è una pessima idea, è pericoloso. Lui lo scoprirà subito e noi ci metteremo subito nei guai. È come dormire nella tana del lupo, non si può fare. Sarà anche peggio di adesso. Calma, calma, sto solo ipotizzando. E poi secondo me è una buona idea. Quello lì, il dottor Timothy, si merita qualche dispetto ogni tanto. E poi quella casa non era male, c'è anche la piscina. Ma che cosa sta dicendo? No, Dominic, dammi quelle chiavi. Cosa? Dammi no, queste, no, dammi no. Le chiavi. Noi non andremo mai più lì, perché queste chiavi, queste qui, sono pericolose. Perché c'è scritto barca? Cosa? C'è scritto che? C'è scritto barca. Barca. In una chiave c'è scritto barca. Barca? Perché barca? Barca, forse è il nome della chiave. Barca, Melissa, Susanna. Non hanno nomi le chiavi. E allora perché c'è scritto barca? Dai qua. Questo non l'avevo mai notato. È l'unica chiave dove c'è scritto qualcosa. Nelle altre non c'è scritto niente. C'è scritto proprio barca. Dominique, non ha senso. Perché dovresti scrivere qualcosa su una chiave? Quella lì sarà una scrittura così a caso. No, che senso ha? Magari hai scritto qualcosa sulla chiave per ricordarti che chiave è. Si fa spesso. Magari ci si mettono dei bigliettini, come questo qui. Scusa, quindi tu vuoi dire che questa chiave è una barca? No, aspetta, la chiave non è una barca. Però forse apre una barca. Quindi se quelle chiavi sono del dottor Timothy, il dottor Timothy è una barca. Che figo. Chissà com'è avere una barca. Dicevi che non andiamo più nella casa del dottor Timothy, ma magari nella barca. No, Dominique, non dirlo. No, nella no. Barca, sì, basterebbe trovare la barca. E apriamo la barca e andiamo lì. Altro che macchina, passeremo qualche giorno nella barca. Se lo merita, lui si è preso casa nostra. Dominique, ma lo capisci? Vuoi rubare una barca al dottor Timothy? Pensa solo a quante cose ci ha rubato lui. Al massimo, se se ne accorge e rivuole la sua barca, facciamo uno scambio. Io gliela ridò volentieri se mi ridà la mia casa. Ok, e se anche fosse, noi questa barca qui, come la troviamo? C'è scritto solo barca in una chiave. Non c'è scritto un indirizzo. E poi le barche hanno un indirizzo. No, si muovono. Non preoccuparti di questo. Investighiamo. Ok, mi hai convinto, ma la useremo solo per farci ridare la nostra casa, dopo averla provata magari un po'. Agenti investigativi, in azione! Dominique, da dove cominciamo? Rifletti. Rifletto. Dove potrebbe trovarsi una barca? In mare. È troppo ampio, più precisamente? In mare. In un molo, Eric, in un molo. Il molo è un posto dove attraccano le barche. In un molo. Pensa. Tu conosci un molo? Sì, una volta ci siamo stati. Beh, ce ne sono tanti moli in Sicilia. Però, adesso che ci penso, vicino alla casa del dottor Timothy ce n'è uno. Eric, sei un genio! Quella casa è vicino al mare. Bravo, che ho detto io? Bravo! Giusto! Se hai una barca, magari la tieni nel posto più vicino a casa tua. Non avrebbe senso tenerla in Sardegna quando sei in Sicilia. Giusto. Quindi è da lì che inizieremo le nostre ricerche. Forza, Eric, portaci a quel molo. Ci siamo, ragazzi, siamo al molo. E adesso cos'è che facciamo? Non lo so, potremmo chiedere. Chiediamo. Cosa dobbiamo chiedere? Di chi dobbiamo chiedere? Se hanno visto un tizio con la maschera? Chiederemo del dottor Timothy. Andiamo.
Ragazzi, non posso crederci! È stato più facile del previsto! Abbiamo fatto un po' di domande alle persone che erano qui nel molo e abbiamo chiesto se qui conoscono un certo dottor Timothy. È l'ultima persona a cui abbiamo chiesto, ha detto di sì! Lo ha chiamato signor Timothy, lui conosce il signor Timothy e ha detto che il signor Timothy ha una barca qui! È qui! La barca del dottor Timothy è qui e sappiamo anche qual è! Sei pronto? Andiamo! Ragazzi, ci siamo. La barca è questa qui. È il nostro momento. Non perdiamo altro tempo. Saliamo e andiamo. Cosa? Andiamo? Ma io non so guidare una barca. È difficile? Penso di sì, Dominique. Non è come un'auto. Beh, non lo so. Allora improvviseremo. Non possiamo rimanere qui. Saliamo, dai! In un modo o nell'altro guideremo questa barca e andremo. D'insieme, d'insieme, d'insieme.